Marco, qua si era dimenticato la strada per il mare. Ogni tanto lo aggancio con la macchina e me lo dico. Sono usciti due sarghi, uno piccolo e uno abbastanza grandicello, anzi sono tre, vero? Sono tre, sparaglione, fasciati, abbiamo gambero. Murillo, due scatole, va bene dai, ora vediamo che succede con la luce del giorno. Più tardi ci raggiunge anche un amico, vediamo chi è. Innesco del gambero, me lo chiedeva Simone Pulvirenti, che saluto, ciao Simone. Togliamo la testa, togliamo la buccia, amo al momento gambo lungo, facciamo passare dalla coda. Ecco qua, poi se vogliamo andare un po' più lontani, facciamo qualche giro di filo. Si vede Marco? Ok, un raggio sei stato. Sto bella piccatura però, ma ciao, se ne era staccata che era arrivata a mai. Aspetta, ora vengo. Oh, che fu primo lancio? A pagallone. Picchia Giuseppe. Buongiorno. Buongiorno, al primo lancio. Va bene così. Mettilo nel secchio perché qua ci sono i gattini, no? Ci vanno da guado. Che
ci mettiamo qua? Ah? Un uomo. Andiamo? A cacciare? Io non più. Lì esarguri, ma ci voglio credere, non ci posso credere. Fiatami, non ci posso, no, sarvo. Non ci posso credere. Faglielo vedere al mio compare Santi, che poi dice che faccio l'indegno. Ma vedere quello che abbiamo preso, ora li mettiamo l'acqua pulita, dai. Magari riusciamo, dai. Così facciamo vedere come tutti i pappagalli oggi per Giuseppe. Vuoi fare un caffè a te? Certo, ma qua. Perché sono incontinente, di conseguenza prendo il pappagallo perché ce l'ho bisogno. Aspetta,